Taglio del nastro all'ospedale del Ponte di Varese per il reparto di ostetricia e nido, completamente rinnovato grazie ad un intervento che ha rimesso a nuovo gli spazi, creando un ambiente sempre più a misura di bambino. Più di 600.000 euro l'importo delle opere realizzate, coperto in parte da SST Sette Laghi e in parte grazie alle donazioni giunte al Ponte del Sorriso. Siamo orgogliosi del lavoro che è stato fatto anche grazie ai contributi della Fondazione Ponte del Sorriso e della famiglia di Federica Bianchi. Abbiamo migliorato quello che è l'aspetto di comfort alberghiero per le mamme che partoriscono e per i bambini del nido. È venuto veramente un bel lavoro, siamo particolarmente soddisfatti. Tra le autorità intervenute all'inaugurazione anche il presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti, che ha sottolineato che l'obiettivo dell'ospedale del Ponte è quello di essere un grande hub pediatrico per tutto il territorio insubrico. Il nuovo reparto è già funzionante e ogni stanza è decorata con disegni che richiamano la maternità, con immagini di mamme e cuccioli. Portare arte, creatività, fantasia e colore in un luogo solitamente asettico come l'ospedale è sempre una sfida. Una sfida che anche questa volta abbiamo raccolto e abbiamo vinto, scegliendo dei temi come la primavera e come l'arcobaleno, che sono molto in sintonia con l'inizio della vita, con la positività, con il futuro. È un reparto unico perché in genere non si colora un'ostetricia, non la si ambienta, invece bisogna pensare che il reparto dove mamma e bambino si rincontrano per la prima volta dopo essere stati 9 mesi insieme, è la prima volta che si vedono, che si toccano, che si sorridono e quindi deve essere un reparto quanto più confortevole possibile perché qui inizia una relazione che continuerà per tutta la vita.